Bene, bentornati sul canale delle Perle di Vale e oggi vi faccio vedere come realizzare questo bracciale in acciaio e ho scelto delle perle in sodalite che a me piacciono molto e è stato tutto realizzato con l'uncinetto. A seconda, io ho usato un po' il 3,5, un po' il 4, a seconda di come volete larghe le vostre maglie. Non ha una regola, quindi potete mettere le perle e fare maglie in qualsiasi modo, non ha una regola fissa come se fosse lavorato con il filato. Poi ho messo come chiusura due di questi, che sono due terminali, in più gli ho messo un moschettone e due anellini. Ma volendo si può mettere anche, se uno vuole un po' più largo, anche un'estensione. Io qui vi ricordo che ho messo tutto il filo di perle, perché mi ero accorta che con quelle che avevo messe non erano abbastanza, quindi ho ricominciato il lavoro e ho rimesso tutte le perle. Quindi io vi dico adesso, vi conviene sempre mettere tante perle, poi se rimane le togliete e ok, mentre se poi sono poche non potete più aggiungere una volta che avete iniziato il lavoro, quindi vi tocca ricominciare tutto da capo. Bene, detto questo io vi lascio al video e spero che vi piaccia. Ricordatevi di mettere un pollice in su e attivare la campanellina per avere altre notifiche. Bene, vi lascio al video e bene, ora iniziamo il nostro lavoro e vi faccio vedere i materiali. Io ho scelto queste perle qua, le ho già infilate per comodità di tempo, altrimenti sarebbe troppo lungo e non dobbiamo fare un video lunghissimo. Io ho scelto la sodalite da 4 mm, non prendete più grande di 4 mm perché altrimenti il filo, essendo sottile, sta male. Ma potete mettere anche dei cristalli, eh? Io ho scelto questo perché mi piacevano queste. Poi abbiamo bisogno di un uncinetto, io uso il 3,5 perché anche se il filo è così sottile è sempre meglio avere un uncinetto abbastanza grandino in modo da fare, diciamo, le maglie larghe e per poi passare bene la lavorazione. Poi abbiamo bisogno di pinze, io ho scelto come terminale questo, in più abbiamo bisogno di anellini e delle forbici se ne dovessimo aver bisogno. Io ho già infilato le perle e mi raccomando, infilatene, non mettetene poco, perché se dopo poi vi mancano nella lavorazione non si può più aggiungerle, quindi è meglio sempre di più che di meno. Iniziamo la nostra lavorazione, quindi io prendo l'uncinetto e faccio il cappio, la prima maglia, diciamo, in questo modo. Lo lavoro come se fosse un filato, ma dovete sapere non è un filato, quindi vedete le maglie devono essere molto rade e grandi in modo da poi passarci bene poi con il nostro filo. Io faccio 3 maglie per adesso. Allora, io faccio 3 maglie e vado a misurare se va bene con questo, poi comunque si può modellare anche dopo. Iniziamo la lavorazione, quindi faccio una maglia in più per girarmi e entro nella prima maglia e vado a tirarmelo su. Mi raccomando, l'uncinetto sempre in fondo in modo che la maglia sia molto larga, altrimenti poi fate fatica a passare con l'uncinetto, vedete? E questa, ok, sempre in alto e agganciamo il filo e portiamo dentro. E questo è il primo giro.
vediamo, riproviamo, vedete, va benissimo. Faccio vedere. Vedete? Questo ci serve per agganciare poi. Provo a fare la lavorazione con la telecamera davanti, perché questo, essendo un filo di ferro, avendo la telecamera davanti a me farei fatica a lavorare, mentre invece così l'ho di fronte e speriamo che comunque vedete bene il procedimento. Ora iniziamo a lavorare, a inserire le perle. Non c'è una regola fissa come nel se dovessimo lavorare del filato, quindi voi potete mettere le perle, potete fare come vi pare. Io adesso inizio e metto la prima perla, la metto in questo modo, che questa qui poi sarà il mio davanti e devo lavorare al dietro. Quindi prendiamo la perla, la avviciniamo, andiamo nella maglia sotto, prendiamo il filo e lavoriamo una maglia. Prendiamo un'altra perla, prendiamo un altro filo e andiamo, vedete, prendiamo e andiamo a lavorare. Questo è la maglia. Ora faccio un giro senza inserire le perle. Facciamo un giro, magari facciamo anche qualche maglia in più in modo da averlo un po' più largo, perché questo è l'inizio, eh? Facciamo, quindi magari facciamo due maglie qui, così prendiamo la maglia qua sotto, poi facciamo un'altra, prendiamo ancora una maglia qua, chiudiamo, così ci allarghiamo un po'. Intanto tenete sempre aggiustato il sotto dove andremo a poi a mettere la nostra chiusura, vedete, guardate. Come ho detto, questa è una lavorazione, cioè che non dobbiamo stare a vedere proprio le maglie se sono perfette, perché il bello di questo braccialetto è proprio questo. Io ne ho fatti altri così e vi dirò che nei mercatini sono andati abbastanza. Ritorniamo indietro e iniziamo a mettere ancora le perle, quindi ci tiriamo su una perla. Mi raccomando, sempre da questa parte qua, perché è questo il davanti, eh? Quindi andiamo a prendere la maglia, tiriamo su e fermiamo. Perla. Davanti, mi raccomando, prendiamo la maglia sotto e chiudiamo. Qui ne metteremo tre perla. Mi raccomando, il filo sempre bene teso, ogni tanto fate così perché non deve esserci nessuna piegolina. Maglia davanti, prendiamo il filo sotto e andiamo a chiudere. Ok,
Già abbiamo messo 3 perle, magari in quest'altro giro ne inseriremo 4 per fare un po' più largo, in modo che venga un po' largo. Ok, io continuo adesso da sola, perché altrimenti sarebbe un video lunghissimo. Poi vi faccio vedere verso la fine. Mi raccomando, le perline sempre dallo stesso verso, vedete? Ok, ci vediamo dopo. Bene, ho messo un tappetino più chiaro per farvi vedere. Io ho finito il bracciale, vedete? Vi dirò, ho usato tutte le perline perché altrimenti non riusciva a chiudere. Ora andremo a finirlo con i due terminali, le due anellini, e mi sono dimenticata di dirvi all'inizio del video che ci vuole anche questa chiusura a moschettone, anche questo tutto in acciaio. Quindi andiamo a fissare, quindi tagliamo questo filo, lo mettiamo bene, vedete, in questo modo, così verrà preso in mezzo a questo e non dà fastidio. Cerchiamo di inserire bene le perle, teniamole fuori e andiamo a schiacciare in questo modo. Cerchiamo di metterlo, di centrarlo bene, mi raccomando, e chiudiamo. Mi raccomando, andiamo a fissare bene in modo che poi non esca dal di sotto, stringiamo bene in questo modo, ok, ed è fissato, vedete? Ora facciamo la stessa cosa dall'altra parte, tagliamo il filo lungo, lo mettiamo sotto e inseriamo. Andiamo a chiudere, cerchiamo di metterlo dritto in questo modo. Qui ne esce un po', mettiamolo dentro. Vedete, il bello di questo è che si modella sto filo, lo mettiamo come ci piace, fissato, vedete? Ora andiamo a mettere i due cancini, i due anellini. In uno mettiamo il moschettone. Ops. Chiudiamo. E dall'altro andiamo a mettere il nostro gancino, il nostro anellino. Chiudiamo. Ed ecco fatto il nostro bracciale. Potete anche mettere, se vi è venuto stretto, potete mettere anche un'estensione. Anche questo Gioia d'Oriente ne ha. Vedete? Ed ecco qua il nostro bracciale. A me piace molto. Vi dirò che in questi ultimi... Oddio, scusate, ho messo alla rovescio. In questi ultimi tempi, diciamo nel mio mercatino, ne ho fatti diversi e li ho venduti tutti, anche perché ne sto facendo un altro, vedete? Questo è con un filo più grosso, ma è perché è in ottone ed è un 06, e ho messo queste perline, questi
non so se si vedono, cristallini, che sono questi, sempre presi da Gioia d'Oriente, anche il filo, però questo essendo in ottone si può prendere anche un filino un po' più grosso e fa un altro effetto. Bene, detto questo, io spero di essere stata chiara, che il video vi sia piaciuto. È un video semplicissimo, l'unica cosa è stare attenti quando lavoriamo l'acciaio, in modo da non romperlo e da non fare i nodini. Per il resto le perle vanno messe come vi pare, io adesso le ho messe in questa maniera, ma non ha una regola fissa. Bene, detto questo, io vi invito ad andare a vedere sul sito gioiedoriente.it. Poi vi metterò il link sotto nell'info box e niente, se il video vi è piaciuto mettete pollice in su, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video che metterò. Questo è tutto, vi saluto, alla prossima, ciao!